Soltanto chi non ha bisogno né di comandare né di ubbidire è un grande, lo ha detto Goethe. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but if I did, I'd buy a big house where we both could. But then again, no. Or a man who makes fortunes in a traveling show. But I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is a song, and this one's for you. Leggo le testuali parole prese da un post dei social. La musica fa riunire le persone, come ha detto in modo eloquente il presidente Zelensky. E così mio figlio David Banda e io vorremmo offrirvi in dono questa canzone, nella speranza di poter ispirare persone in tutto il mondo a difendersi e a sostenere il popolo ucraino. È proprio questo il post che Madonna ha pubblicato su tutti i social, da Twitter a Facebook a Instagram, con questa canzone, proprio registrata così, con un telefonino, per dare una speranza, per dare forza, non solo al popolo ucraino, ma penso a tutto il mondo intero. Io non vorrei più iniziare con queste immagini, io non vorrei più iniziare con queste parole, vorrei iniziare proprio con una parola che è fine, e invece la vediamo ancora molto lontana. Comunque i ricordi di momenti belli, i ricordi della nostra emittente, i ricordi che portiamo nel cuore, spero possano anche questa sera farci dimenticare questo triste periodo che stiamo vivendo. Ed allora, spot sigla, e iniziamo con Amapola. Let everyone's voices be heard around the world to support funding and humanitarian efforts for the Ukraine. Stand up for the Ukraine! Amapola. Apriamo questa puntata parlando di Vittorio Magni, sindacalista CISL e politico pistoiese che ha avuto un ruolo importante nella storia della provincia di Pistoia fin dalla fine degli anni 40. Per oltre 30 anni, dal 1950 al 1982, è stato segretario provinciale della CISL, membro del Consiglio regionale e delle rappresentanti nazionali del sindacato. Magni, insomma, è stato un artefice, un protagonista della storia del sindacato pistoiese. Fu, infatti, fra i protagonisti della nascita della cooperativa di trasporto Saca e della Copit, di cui fu presidente anche per 5 anni, a partire dal 1983. Molti lo ricordano ancora al fianco dei lavoratori nelle battaglie storiche del mondo del lavoro, la vecchia e nuova Breda, la Permaflex e la LMA. Scomparso nel giugno del 2000, questa sera lo ricordiamo con una sua intervista in cui ci racconta la nascita del sindacato proprio nella provincia di Pistoia. E siamo negli anni dunque con la CISL, esattamente 50. Il primo maggio 1950. A Roma nasce ufficialmente la nuova confederazione. E immediatamente a Pistoia, nella periferia? Ecco, quei 2 anni di libera CGL, sindacati liberi, ecco, a Pistoia già c'era questo tipo di struttura, no? Uh-huh. Ecco, così come nelle altre province ovviamente. E questa struttura dette corpo a un convegno, e quindi a un congresso,
che espresse dei delegati per andare a Roma. Ecco, i lavoratori più stessi furono rappresentati in quella grossa manifestazione che fu fatta, mi pare, al Teatro Adriano di Roma, ecco, dove lì nacque la CISL. L'altro mondo, quello comunista, socialista, come visse, come prese, ecco, questa nascita, qui in città in modo particolare? Guarda, in senso generale è chiaro che la propaganda si sferrava in quei giorni come voler dipingere il sindacato nascente come un sindacato giallo. Ecco. Qui a Pistoia è chiaro che i lavoratori più che i dirigenti, avevano acquisito un po' questa grossa propaganda che veniva fuori. Ecco. Perché dico questo? Perché vedi, così mi dà modo anche di dare una risposta, cioè sindacato giallo, allora veniva fuori sindacato scissionista, sindacato giallo, e non poche furono le intemperanze, diciamole così, per non chiamarle violenze, insomma, no? Del tempo, che ricevettero anche molti nostri lavoratori, borustici nella Breda, con pianto miotti orora durante gli scioperi politici, tanti altri, insomma. Ecco, ecco un episodio di quel periodo, prima ancora, ma anche dopo, la CGIL non intendeva sedersi intorno al tavolo industriali con la nostra delegazione. Ah, addirittura questo. Sì, ecco, la nostra delegazione. Ecco, ci furono delle discussioni a non finire. Noi ci sedemmo al tavolo e qui dice passeranno i tramonti, ma noi staremo qui, perché noi non siamo né sindacato giallo né sindacato scissionista. Noi siamo una estrazione, un'espressione notevole che faceva parte della CGIL e che oggi è anche ulteriormente ingigantita. Cioè. L'altra episodio, insomma, la rappresentanza, la CGIL in quell'epoca, noi ci consideravamo un pochino Cenerentola, forse anche perché dopo l'ospitalità alla Democrazia Cristiana andammo a finire in via Roma, non tu sarai stato un bambino, Roma, pantaloncini corti, eccetera, chi lo sa. Ecco, in via Roma davanti alle Poste, dove attualmente c'era, non so, vendevano l'alimentare, insomma, con i pepesini, ma era una piccola stanzina, poco più grande di questa, insomma, con delle divisorie addirittura, perché nascevano sindacati. Quindi, e allora vi ricordo il buon Valdesi, allora morto, molto bravo, no? All'ufficio del lavoro, dove fummo chiamati per la rappresentanza lì, lui disse: direttore, noi siamo 18.000 iscritti. E il direttore dice: prendo atto, è la CISL, noi siamo 18.101. Esattamente, e adesso andò in esasperazione, però non è che ci fosse una legge che dicesse portate gli iscritti degli uni e degli altri, le associazioni sono libere, cioè, noi eravamo 18.001, cioè, però dice, la maggioranza non è che la vogliamo, insomma, siamo una parità, possiamo fare, ci sono state anche queste cose, ma con puntigliosità. E poi queste cose finirono però con realizzarsi, con qualche scontro, ma si realizzarono, ecco, nell'interesse del lavoro. Ma bastava leggere lo statuto della CISL, ecco, per capire due cose essenziali. Cioè, che la CISL si riproponeva la costruzione di un sindacato libero e unitario. E la CISL si riproponeva di difendere a fondo la classe lavoratrice nell'ottica di uno sviluppo della società. Qualcuno l'avvertì, perché i primi anni, 52-52, la CISL incominciò a sfornare un'infinità di scelte politiche, la produttività, la contrattazione a livello aziendale, eccetera, intorno alle quali scelte l'opposizione accanita non era soltanto gli industriali. Gli industriali, per carità, si fecero in quattro per incominciare a condannare questo sindacato, che anche loro forse avevano pensato un momentino giallo o di affiancamento, ma che invece
si vede in Confindustria, dove evidentemente hanno i loro cervelloni a pensare queste cose, sapendo leggere bene, avevano intuito invece che tipo di sindacato veniva a crearsi nell'ambito del paese. Felicità è un bicchiere di vino con un panino, la felicità è lasciatomi lento dentro il cassetto, la felicità è cantare a due voci quanto mi piace, la felicità, felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va. Di nobile e agiata famiglia di tradizione cristiana, è stata una delle figure di rilievo della storia istituzionale e religiosa di Firenze. Fioretta Mazzei nacque infatti a Firenze nel 1923 e negli anni dell'adolescenza frequenta Don Benzi, che considera sua guida spirituale, e frequenta anche un giovane Lorenzo Milani nella fase di conversione al cristianesimo. A partire dal 1944 inizia ad assistere alla messa di San Procolo, che la pira anima fra i poveri della città, e insieme alle altre amiche Fioretta si occupa dei ragazzi più indigenti di San Frediano. Per le loro famiglie, che non possono certo permettersi le vacanze, apre una casa in montagna a Metato a Vallombrosa, luogo ancora oggi di incontro e di riposo. Dopo una lunga malattia, Fioretta Mazzei muore a Firenze l'11 novembre 1998. Noi l'abbiamo incontrata 5 anni prima insieme ad un suo amico, Giannozzo Pucci, anche lui discendente da una famiglia aristocratica fiorentina e da sempre attento ai problemi del sociale. Fioretta Mazzei è una fiorentina che ha scritto libri, è stata fin dall'amministrazione Giorgio Lapira, nell'amministrazione comunale di Firenze ancora, quindi è una donna che ha vissuto tutti i movimenti di un grande mito come Lapira per la pace nel mondo, un mite che sicuramente andava senza armi a incontrare e al Cremlino lo ricevevano. Pensate un po', lui che era semplicemente sindaco di Firenze, che non aveva né riusciva a portare nei momenti cruciali di tanta tensione di guerra fredda a Firenze sindaci e capi di Stato di tutto il mondo, e in virtù di che cosa? Come mai correvano tutti? E correvano forse perché c'era il fascino dell'uomo mite ma profondamente risoluto per lavorare per la pace. Andiamo a sentire questo incontro ancora con Giannozzo e con Fioretta Mazzei. Secondo te la mitezza? Ah, più bella delle virtù. Bella. Ah, più bella. Ma è una virtù perché perdente per il mondo o no? Per il mondo forse, non lo so, perché poi alla fine vince. Alla fine vince. Io penso di sì. Io vedo nelle storie delle donne, sono spessissimo storie di miti, di persone miti. Aspettano e poi vincono. Certo. E sono moltissime le vittorie, metti in famiglia così delle donne. Senti, il professore era mite, si potrebbe dire mite. Mite, la pira è una parola che cita continuamente, mite. C'è una sua frase che mi colpì moltissimo ai tempi, che era Gesù mite dalla croce. No, poi io penso una cosa, lo aggiungo, che ci sono beati miti che non possiedono, perché non possiedono? Cioè la povertà è il massimo dei possessi. Questo è molto difficile da capire, ma è vero. È San Francesco, la tesi di San Francesco. Sì, sì, certo. San Francesco ha pensato di possedere tutta la terra, non di non possedere. Certo, certo. Ecco. Allora, qui c'è questo mistero della povertà che è il massimo possesso. Senti, però io ero venuto un po' più per contrastare. Però è misterioso. Ma è questo forse, sì. Questa è la vera risposta a quello che si diceva prima. Quando si diceva, ma allora quando avremo soddisfatto i nostri bisogni materiali penseremo allo spirito. No, succede l'opposto per questo, perché quando abbiamo soddisfatto i nostri bisogni materiali non pensiamo più allo spirito. Passa per avere un po' questo vizio e quindi di vedere tutto in quest'ottica. No, vedere l'ottica, sì, agricola, perché attaccata alla terra io credo che è molto bello. Io penso di essere dimenticato, sono un po' dimenticato, ma
fondo, a cominciare dalla creazione, ho preso un po' di terra. Non ci medita mai sui dettagli dei testi antichi. No, dico però forse in La Pira questa sintesi dello sviluppo. Sì, La Pira c'era più coraggio sullo sviluppo. La nozza è ancora esitante. La tecnica ha degli aspetti che ti affascinano e che capisci che se tu la gestissi bene potrebbe dare dei... E poi nell'ordine della creazione, può essere nell'ordine della creazione, può essere contro, ma può essere anche in favore. Perché non è qui forse, non è forse questo il punto, Giannozzo, cioè per conciliare sviluppo e lo spirito del rispetto della natura, quindi del possesso in natura, appunto, se lo sviluppo rispetta, se lo sviluppo è nell'ordine della natura, se la ricerca è più attenta, perché cerco, voglio, costruisco una civiltà che è basata sulle macchine, per esempio, e chiamo questo, o sulle automobili, e chiamo questo progresso. È questo l'unico progresso possibile? Noi siamo liberi in qualunque circostanza, sia in una prigione, sia con la lavatrice, sia senza la lavatrice, sia con la macchina. La libertà non cambia, è come una cellula, insomma, che si può moltiplicare ma non cambia. Se siamo troppo ricchi siamo in realtà meno liberi, perché non siamo concentrati sulle scelte fondamentali. Adesso scopriamo che ci sono alcuni bisogni dell'uomo che sono uguali per l'uomo di Neanderthal e per l'uomo di oggi. E il fatto che gli architetti e gli urbanisti moderni abbiano negato questi bisogni, per cui non abbiano fatto dei quartieri a dimensione di gambe dove dal vecchio al bambino potessero scegliere fra l'automobile e le proprie gambe, e così anche il fatto di procreare. Cioè l'uomo ha procreato nello stesso modo dall'epoca di Adamo fino a poco tempo fa. Qualunque progresso in questo campo è un'aberrazione, come la nascita improvvetta. Ecco, ci sono dei bisogni fondamentali dell'uomo che sono identici in tutte le epoche, e il fatto che il progresso li neghi o li sostituisca con la tecnologia è una bestialità, è una, come dire, una barbarie. Difficile dargli torto, ma tagliamo qui perché altrimenti... Maledetta sei! Raccogli i cocci di una vita immaginaria. Pensi che domani è un giorno nuovo, ma ripeti, non me l'aspettavo, non me l'aspettavo. Prendere a sassate tutti i sogni ad uno ad uno, spezzerò le ali del destino e ti avrò vicino. Amapola, amapola. Ci piace qui ad Amapola parlare ogni tanto di arte. Se vi ricordate, nella scorsa puntata abbiamo parlato di Marino Marini e del suo allievo. In questa puntata parliamo invece di Corrado Zanzotto, che nasce a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso, nel 1903, ma giunge bambino a Pistoia nel 1906. Ha per amico d'infanzia il pittore Pietro Bugiani e con lui si ritroverà alla scuola d'arte. Incoraggiato da Michelucci, negli anni 20 sperimenta la scultura, ottenendo anche lusinghieri successi. Impara a suonare il violoncello e con questo si guadagna qualche volta anche da vivere. Oltre a Pistoia, sua città adottiva, dove trascorrerà gran parte della vita, sosta a Milano, a Roma e nell'amata Venezia, dove Zanzotto ritrae più volte in piccole tempere acquerello che resteranno le cose più belle mai realizzate. La sua carriera subì una brusca interruzione quando il fascismo iniziò a usare l'arte come strumento di regime. Raggiunse così l'amico Marino Marini a Milano e alla fine della guerra ritornò a Pistoia da scultore e gli fu assegnata la cattedra nella nuova scuola d'arte pistoiese. Si spense a Campo Tizzorro, ai piedi della montagna pistoiese, nel 1980.
appunto, la è quella. È la donna, ce ne sono tante donne. Sì. Oggi, come la Maria Vergine, può essere anche una bambina di 11 anni. Certo. Il concetto umano è così, se è vera la storia. Sì. E così è lì. E volevo dire che questo quadro ha interessato una persona e ha acquistato con questo criterio, perché è difficile, cioè la pittura c'è questo fatto, diciamo così, storico e riguarda la Bibbia, cioè, ma nel contempo bisognava apprezzare tutto, insomma, non soltanto il fattarello sì, 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 è vero. Se no è finita. Allora, il pittore fa questo soggetto, ha fatto un soggetto, però ha dato a questo quadro un'importanza anche pittorica, di interpretazione, di tutto. Dice, però se mi sono sempre portato sull'umano, di dire il Cristo può essere per la strada, uguale a quello, la donna sarà quella che va alla fonte lì, insomma, non c'è. È il contenuto de religioso che cambia le cose, va. Ecco, dice Paolo. Che quando siamo di fronte a un quadro di soggetto religioso, di non è tanto la rappresentazione del trascendente, quanto piuttosto la rappresentazione umana che in quel trascendente si riflette. Allora questa samaritana e questo, l'incontro di questa samaritana col Cristo non vuole tanto stabilire un fatto biblico quanto un fatto umano, sì, insomma, un fatto biblico comunque che porta costantemente alla storia di oggi, ecco. Questo è il volto di Gesù, questo è un dettaglio del quadro, eh? Bene, perché ora poi sì, sembra che sia umano, sia dolce questa cosa, pare che lui dica bambina. Sì. Tu sbagli, insomma, non so il discorso. Dunque. Come per esempio, io voglio trascinare un'altra volta, cioè il PGS, che c'è quel famoso soggetto del Cireneo. Ecco, anche quello io lo feci per ispirazione, cioè a dire cosa importante per conto mio, che poi non ha avuto nessun esito perché non si sa neanche dove sia andato a finire. È una pagina della vita di Cristo di Papini, ha importanza. Certo. Io non so, mi colpì bene questa cosa che dice ci fu un Cireneo. Cireneo era, sì, sì, che aiutò Cristo a portare la croce, c'è sulla vita di Cristo di Papini, sì. E di lì mi nacque questo busto che ancora non so neanche dove era. Comunque, una scultura era? La scultura, è la scultura famosa, non so se ci avete nulla qui. Come? No, non c'è nulla. Un privato la. No, non ha nessuno, non si sa dove sia andata. La vendita al fascismo, al Senato, belle arti. O venne tedeschi, so che è successo, non lo so, si dice che sia a Palazzo Giallo, ma non credo. E si ritorna sempre a questo punto. Qui è la Catedrale di Commercio. No. Bisogna andare a vedere se è vero. È un busto alla grandezza naturale, me lo sono formato da me, fatto tutto da me. È un discorso inutile, dirà una. Come ho fatto? Io quando sono lì che lavoro, non c'è mia nessuno, mi domanda me lo può. Io lo fo, quando è fatto al suo risultato, se c'è il pubblico, il critico lo deve vedere. Se ammette tutto quello che è stato fatto, se non l'ammette allora è una negazione, è una cosa negativa anziché positiva, ma se è positivo da qualunque lato tu la veda o da qualunque lato tu la vatti a mettere, è sempre una cosa d'arte, insomma, è un'opera viva secondo me, perché non si può mia dare, io non posso mia dire a quella scendi dalla fera, come faccio? A cosa lo pensi? Ci fu il fattorino, entrò dentro, aprì le finestre e non c'era più la primavera dei Botticelli. Ascesa era. Sono andata via. Senti, io, Paolo, le cose che tu hai detto di questo nudo di donna, no? Che tu hai usato perché avevo questo aggettivi, carnosità, infatti che io condivido perfettamente. Ecco, se Maurizio alza la telecamera e va lassù su quel volto di giovinetta quasi, di giovinetta adolescente appena un momentino passata, sembrerebbe a prima vista di dover usare quasi aggettivi diversi, eppure io non so esprimermi e non so dire il perché, ma invece sia in questo quadro, in questo nudo, sia in quel volto di quella giovinetta, ecco, mi pare che ci sia il medesimo Zanzotto dentro, eh? Sì, perché vedi, c'è la famosa pistola dell'Accademia. Io no. L'argomento caro era
Perché quando tu fa un volto e la maniera, dice che è accademia, insomma, che cazzo pensa Leo, io non ci capisco. Ora, se uno vuol far valere la sua opera astratta, la sua opera dei 20 anni che ha, con entusiasmo e combina che combina, siamo d'accordo. L'accademia, che cos'è l'accademia? Se tu rappresenti una figura, beh, sia una figura. Scorderò mai. Ma forse è meglio però, forse è meglio però, chi capisca da sé, se ritorna da me, vorrà dirti che lui è innamorato un po' di me. Ma è rimasto nel cuore. Spostiamoci a Montevarchi, il 3 febbraio 1963. In quel giorno nacque Donatella Milani, che ha cominciato come autrice di canzoni nel 1980, scrivendo insieme a Paolo Barabani e a Pupo il brano Su di noi, portato al successo poi da quest'ultimo e diventato suo cavallo di battaglia. Ma un po' di sano gossip. La canzone Su di noi è una canzone autobiografica. Infatti, Donatella e Pupo all'epoca avevano una relazione che era durata circa 2 anni. Ma nonostante la fine della storia d'amore, i due hanno continuato comunque a essere amici e a lavorare insieme. Il debutto come cantante per Donatella arriva nel 1983, quando presenta al Festival di Sanremo il brano Volevo dirti, di cui neanche autrice. La canzone si classifica al secondo posto tra le nuove proposte e ancora oggi è il brano con cui viene ricordata la cantante. Nella stessa edizione Donatella si presenta anche come autrice della canzone di Stefano Sani, che avevamo incontrato nelle scorse puntate con Complimenti, e della canzone di Richard Sanderson Stiamo insieme. Noi l'abbiamo incontrata al Disco Inverno nel 1983. Eccoci qua, il festival è finito ma la festa delle canzoni continua, e noi la festa oggi la continuiamo con una seconda, che però è una prima della classe. Donatella Milani, che di scatto... infatti definita ragazza svelta, ciao, diamoci la mano come i capi quando ci incontra il primo ministro, con il ministro degli esteri. Donatella Milani è arrivata seconda a Sanremo, ma è una prima, anche perché questa tenutina qui, è una tenuta da competizione? Sì, è stata messa apposta proprio per Sanremo. Certo, dovevo concorrere, quindi abbigliamento. Se invece non eri, se non eri in gara, andavi in lungo. Sì, ecco appunto, infatti nelle mie serate io andrò mai. Benissimo, anzi, cioè, ho riscontrato anche così su persone che sono nate insieme a me, quindi personaggi nuovi e tutto, cioè amicizia, insomma, poi chiaro, cioè, come in tutte le parti, ognuno pensa un po' a se stesso, chiaro, però ho visto non c'è quell'ipocrisia, siamo abbastanza tutti uniti. Credevi nelle tue possibilità, questo è una cosa per certo, sicura. Ma io credevo di avere così un pezzetto abbastanza commerciale, era una cosa mia, quindi credevo, perché sono sensazioni venute da me, e allora basta, sono andata con questo qui. Comunque devo dire che ho trovato fra i giovani molto preparati, questo sì, infatti ho avuto un po' di paura. Mio cuore non so.
ringraziare anche la produzione di Carlo D'Abruzzo. La Vega Star è forte, ragazzi. Ti ha seguito nel crescere, diciamo. Certo, certo, loro mi hanno scoperto, diciamo, mi hanno proprio scoperto loro a casa, mi hanno portato a Castrocaro, mi hanno fatto tutto e questo le devo ringraziare tantissimo. Il disco Inverno 83 a Pistoia, un'altra tappa importante per la tua carriera, cosa ti aspetti? Beh, niente, io mi aspetto soltanto che questo pubblico così cresca insieme a me, ecco. Ecco, c'è un episodio particolare che vuoi, diciamo così, tra parentesi, dedicare ai nostri telespettatori del Festival di Sanremo. Un episodio magari che ti ha particolarmente colpito. Beh, io posso dire soltanto questo, questo è quello che mi è rimasto più impresso. Quando mi hanno detto seconda e Tiziana rivale prima, allora Tiziana ha pianto per 4 minuti e 58 secondi circa, è stato proprio cronometrato. Io invece, cioè, invece sono entrata proprio sotto shock, tipo stare... So, 3 minuti così senza parlare, senza reagire. Niente, se non che avevo il discografico davanti, l'unica cosa che sono riuscita a dire è questa: Fabio, è importante arrivare secondi a Sanremo? E lui mi ha detto: cavoli, sei importante. A quel punto, niente, mi sono resa conto insomma, di niente ugualmente, però era importante. Insomma. Ecco, i tuoi progetti per il futuro, cosa conti di fare nei prossimi mesi? Guarda, ti do un'anteprima subito, perché me l'hanno detta 2 minuti fa. Sicuramente uscirò non più a settembre col nuovo 45, ma ora a giugno, quindi a metà estate. Cosa che invece appunto doveva essere più qua, la do in anteprima a Telepistoia, insomma. E, niente, poi partirò con Riccardo Azzurri, farò una tournée estiva, un gruppo di ragazzi, eccetera, andremo un po' in giro. Bene, ti facciamo tanti auguri e ancora speriamo che tu possa essere ancora baciata dal successo. Ti ringrazio. Ciao. Un bacione a tutti. Ciao. Classifica Show c'è Donatella Milani. In apertura ho usato la parola fine della guerra e ora al termine della trasmissione voglio usare la parola inizio, speranza di inizio di un nuovo periodo, però devo usare proprio la parola fine perché anche questa sera Amapola termina qui. Fra 7 giorni, ormai lo ripeto sempre, nuovi ricordi, nuovi personaggi e nuova musica, tutta dal nostro passato, tutto dal passato della nostra emittente. E come sempre, una buona serata a tutti.